Riteniamo che lo staff del museo non sia solo quello interno dell'organigramma. Abbiamo lavorato fin dall'anno scorso per una solida alleanza con le guide turistiche della Campania, dicendo che il MAN è la casa di tutti. Per loro abbiamo predisposto un iniziale info point ufficio sul quale poi abbiamo intenzione di lavorare con maggiore impegno, rendendolo sempre più visibile e accogliente. Quindi la partita e la sfida dei beni culturali si vince solamente tramite una solida collaborazione tra chi vive all'interno del museo e chi fino a ieri operava solo all'esterno, e invece noi riteniamo che siamo un corpo unico, si fa promozione insieme, si fanno iniziative insieme, l'ultima delle quali peraltro c'è stata il 12 di febbraio, si programma insieme, si valutano insieme le criticità e le strategie. In questo modo la Campania può dare una risposta corretta, coerente e coesa alla gestione dei beni culturali ed essere secondo me anche un modello trainante, perché nemmeno in regioni come la Toscana si sono raggiunte questi rapporti consolidati.